Buondì! Oggi faremo... Dovete lasciare stare. Buondì! Benvenuti a un'altra puntata... Fermi. Oh mio Dio. Mi tocca farlo. Siete dei rompipalle! Oggi... Fammi fare il video. Benvenuti a un'altra puntata di... Costruiamo con Davide! Questo è un oggetto molto molto particolare che potremmo usare per riutilizzare degli oggetti, quindi a scopo anche di riciclaggio. Perché non tutto quello che si butta ha una fine. A volte è una buona cosa riutilizzarlo. O no? Ci serve un bidone vuoto. Un contenitore dal diametro interno. Sì, è vaselina. Proprio quello che intendete. Della malta refrattaria. La paglietta. Poi manca il crogiolo. Quindi dove all'interno del contenitore ci si metterà l'alluminio, che non ho al momento perché io ho il brutto vizio di iniziare progetti e iniziare a raccimolare materiali durante il progetto. Quindi partiamo mescolando la calce. Ottimo, iniziamo con la malta refrattaria. Attimo, no, che lo respiri. Bravo. E da mescolare, togliere tutti i grumi. Un'altra idea. Era un peccato. No. Dio. Per fare le manine. Ovviamente è tutto bagnato, quindi non attacca. Rieccomi, sono tornato per vedere come stavano le mie cose. Ma mio nonno, per quanto possa essere una persona adorabile, ogni tanto gli partono dei momenti un po' così. E mi ha distrutto il tappo, siccome gli servivano le due viti. Quindi dovrò fare delle modifichine. Quindi cambio di programmi, rimettiamo sui manici, aggiungiamoci delle altre calce. Ok. Un tocchetto. Abbiamo fatto il nostro coso che... quello lì. E il nostro coperchio che ci ho aggiunto della... È tutto bello secco. Foriamo questo qua. Ma prima c'è da togliere quel coso. Ah, un lavoraccio. Ora dobbiamo mettere questo tubo qua. Ah! Lo vorrei inclinato così dentro fa un vortice. Se avete la possibilità, una punta tazza, ma non ho una punta tazza, quindi non so come fare. È sempre troppo piccolo. Niente, l'unico modo è tagliare. Bah! Top! Ora il coperchio. Aia. Cioè, è un po'... Purtroppo l'ho fatto un po' male, quindi è venuto un po' sabbioso il sotto. Fa schifo, fa veramente schifo. Che schifo. Mi devo procurare delle lattine perché a casa non le avevo. Ora proviamolo. Un po' di magia. E ora la nostra arma segreta, il nostro phone con il tubo. Questo è il crogiolo che ho preparato. Purtroppo non è come lo volevo fare io, ma avevo questa disponibilità qua. È un pentolino in inox. Questo qua è già troppo sottile, quindi non so neanche se funzioni, ma sono tutte sperimentazioni. E ci ho fatto questo incastro qua, che gli ho fatto una sede che andrà incastrato al centro. Al suo interno.
all'interno. Sta già diventando rosso il pentolino dopo appena qualche secondo. Ora metteremo le lattine. Vedete ragazzi, bisogna stare attenti che bisogna continuare a alimentarlo, sennò succede come è appena successo a me, si era sciolto ma con l'abbassamento della temperatura si è tutto solidificato. Questa è porcheria. Ho scritto una cosa a caso sulla terra, perché proviamo a vedere un po' com'è venuto. Ah! Pazzesco! Il mio primo logo, la mia prima schifosina usata. Cioè, nonostante faccia schifo, perché fa schifo, però è venuta. Cioè, con quello, con questa cosa qua, sono contentissimo perché l'esperimento è venuto e siamo riusciti a riciclare delle lattine con le forme che volevamo noi. Cioè, mi si è creato un mondo davanti. Un mondo. Ciao!